messaggi che mando alla squadra, ma la squadra anche come risponde adesso sul campo, sono messaggi positivi, cioè di volersi rifare, di voler ripartire. Chiaramente tutti quanti noi sappiamo che le due partite fatte in questo modo qua non hanno soddisfatto nessuno, né noi né loro, in questo caso, né me, allenatore, né anche loro giocatori. Ma io ho grandissima fiducia nella voglia di riscatto e soprattutto perché mancano tante partite, arrivare all'obiettivo. E noi dobbiamo essere pronti per giocarci le nostre carte, ma avendo il pensiero sempre in avanti, quindi non un passo indietro, ma fare un passo in avanti. Poi sul discorso che ho letto anche io sui giornali, non sanno se ridere o piangere, io spero che domani possano piangere quelli dell'Inter, possano tornare a casa piangendo. Quindi se voglio fare una battuta anch'io come fanno loro, in questo qui che loro mediaticamente sono molto più forti, ok, magari speriamo di vincere 1-0 sul rigore. Il Livorno combatte, deve combattere, deve giocare semplice, ma deve compattarsi e soprattutto deve ritrovare quel coraggio per poter vincere le partite. E domani dal gruppo, che ho fiducia sotto questo aspetto qui, mi aspetto soprattutto questo qua. Sicuramente concederemo all'Inter un po' di campo, perché l'Inter ha una squadra tecnica e fisica, ma nel momento in cui concederemo un po' di campo e recupereremo palla, bisogna avere quella forza, quel coraggio di voler osare, di andare a far male all'avversario ogni qualsiasi momento e volta che ci capiterà.